come si fa a giustificare la guerra se non c'è un nemico che ci minaccia? Semplice. Basta inventarlo o fabbricarlo. And then secondarily you stand in front. Ce lo insegna il generale Philip Breedlove, il capo del comando europeo degli Stati Uniti, che sta per passare a un altro generale USA il bastone di comandante supremo alleato in Europa. Europe faces a resurgent, aggressive Russia. Russia has chosen to be an adversary and poses a long-term existential threat to the United States and to our European allies and partners. Nella sua ultima audizione al Pentagono avverte che ad est l'Europa ha di fronte una Russia risorgente e aggressiva, la quale pone una minaccia esistenziale a lungo termine. Capovolge in tal modo la realtà. La nuova guerra fredda in Europa, contraria agli interessi della Russia, è stata provocata col push di Piazza Maidan dalla strategia USA-NATO, che continua ad alimentare le tensioni per giustificare il crescente spiegamento di forze nell'Europa orientale. When we lost sight of the Berkut, all those people with the armbands, we understood when the bullets started hitting us in the heart, in the head, in the eye. In Ucraina è stato costituito un comando congiunto multinazionale per l'addestramento fino al 2020 delle forze armate e dei battaglioni neonazisti della Guardia Nazionale, di cui si occupano centinaia di istruttori della 173esima divisione USA trasferiti da Vicenza, affiancati da britannici e canadesi. Il comando europeo degli Stati Uniti, sottolinea Breedlove, lavora con gli alleati per contrastare la Russia e prepararsi al conflitto se necessario. A sud, avverte il comandante supremo alleato in Europa, l'Europa ha di fronte la sfida della migrazione di massa provocata dal crollo e dalla instabilità di interi stati e dell'ISIS che si diffonde come un cancro minacciando le nazioni europee. Sostiene quindi che l'intervento della Russia in Siria ha complicato il problema, poiché ha fatto poco per contrastare l'ISIS e molto per sostenere il regime di Assad. Capovolge di nuovo la realtà. Sono stati USA e NATO a provocare con la guerra il crollo dello Stato libico e l'instabilità di quello siriano e la conseguente migrazione di massa, favorendo la formazione dell'ISIS funzionale alla loro strategia, che hanno finto di combattere, mentre l'intervento russo in Siria a sostegno delle forze governative ha duramente colpito l'ISIS, facendolo arretrare. Ora che la Russia ha conseguito il primo obiettivo, ridimensiona il suo impegno in Siria, la NATO sotto comando USA estende la sua presenza militare in Medio Oriente. Il 29 febbraio il segretario generale della NATO Stoltenberg ha firmato col Kuwait un accordo che permette di creare il primo scalo aeroportuale dell'Alleanza Atlantica nel Golfo, sia per la guerra in Afghanistan, sia per la cosiddetta cooperazione della NATO col Kuwait
e altri partner, soprattutto l'Arabia Saudita, sostenuta dal Pentagono nella guerra che fa strage di civili nello Yemen. Il 2 marzo ad Abu Dhabi, Stoltenberg ha rafforzato la cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti per affrontare le comuni sfide alla sicurezza. Il 17 marzo ha ricevuto a Bruxelles Re Abdullah II per rafforzare la partnership della NATO con la Giordania. Il 18 marzo ha ricevuto al-Zawani, segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, composto da Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar, per approfondire la cooperazione tra le due organizzazioni. In Africa, mentre si prepara l'operazione che con la motivazione di liberarle dall'ISIS mira a occupare le zone della Libia economicamente e strategicamente più importanti, è in corso dal Senegal al Golfo di Guinea l'esercitazione Oban Game Saharan Express, cui partecipano in funzione antiterrorismo e antipirateria forze navali di USA, Europa, Africa e anche Brasile. Esercitazione di guerra diretta dal quartier generale di Napoli delle US Naval Forces Europe Africa, la cui missione ufficiale è promuovere gli interessi nazionali statunitensi, la sicurezza e stabilità in Europa e Africa. Oban Game Saharan Express 2016 is in full swing. The multinational maritime exercise, facilitated by U.S. Naval Forces Europe, Africa, and U.S. 6th Fleet, is tailored toward improving cooperative theater security capabilities in the Gulf of Guinea and off the coast of West Africa. The general idea of Oban Game is to empower, you know, our West African Navy counterparts. The exercise tests maritime forces in a broad range of naval operations in order to increase capability and capacity for West African nations to deter piracy, illicit trafficking, and other maritime threats. The challenge